Benvenuti naviganti, state per attraversare il mare sotterraneo, luogo dove apprendere i segreti di Magic l'adunanza. Mettetevi comodi, il viaggio sta per cominciare. Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper dopo un periodo di quiete, dettato dalla scarsità di novità di rilievo che hanno portato a cristallizzare, almeno fino a questo momento, il meta del formato povero. Ora però, complice il recente ban e i downgrade proposti dagli spoiler del nuovo Double Master, ci auguriamo di vedere una ventata di novità nel formato, tali da portare alla ribalta dei nuovi archetipi, anche se questa volta vi presentiamo qualcosa che si basa su una meccanica consolidata, quella Madness. La build che esamineremo prova a sfruttare alcune carte con questa particolare meccanica, rispolverandone alcune che solitamente non vedono gioco nel meta, almeno fino a questo momento, visto che il deck builder Thinkmaster è riuscito a ottenere un 5-0 nel recente Pauper Master. Questa volta vi parleremo di Gruul Madness. Lo scopo del deck è quello di sfruttare i benefici effetti di alcuni discard effect, per calare spell e creature con un costo solitamente ridotto dato dall'abilità follia, così da avere prima carte altrimenti ingiocabili nel formato, a tutto vantaggio della rapidità a cui ambisce questa scella base Gruul. Avremo quindi alcune creature come i Basking Dothwalla in 4x, i Wildmogren in 4x e i Bloodmad Vampire, anche loro in 4x, che si propongono come drop interessanti, capaci di gonfiarsi, o anche per proporsi, come il nostro Segugio, da fungere da discard effect per le nuove carte. Come ulteriore strumento per attivare effetti di discard abbiamo due Ghatan Raiders, che tenderemo a giocare con la loro abilità Morph, flippandoli poi con una carta da scartare, per un onesto 3-3 che può diventare anche un 5-5 se non abbiamo carte in mano. Per dare maggiore consistenza alla fase agro, inseriremo anche 4 Keyred Ape, che non hanno particolari sinergie con il resto del mazzo, ma sono pur sempre dei potenziali 2-3 per un solo mana rosso. Inoltre, cercando di aggredire sin dai primi turni il nostro avversario, inseriremo anche 4 Burning Tree Emissary, un ottimo 2-2 che ci restituirà il mana speso per castarlo, così da avere presto un board importante anche grazie alle creature a basso costo che abbiamo a disposizione. Infine, come top di curva, ci sono i Wreckless Worm, in 3x. Downgradato in Ultimate Master, ma mai sfruttato fino in fondo, almeno fino a questo momento, per un 4-4 a costo 3 con Travolgere, un ottimo modo per mettere la giusta pressione sul nemico rapidamente. Insomma, un reparto creature nutrito che punta a scendere presto con una serie di stratagemmi che ci porteranno a soppesare ogni azione, in barba alla nomea che gli archetipi agro sono banali da pilotare. Se da un lato abbiamo visto la sezione creature con diverse tech adatte ad attivare facilmente l'abilità Madness delle nostre carte migliori, anche tra le magie non mancano effetti di discard e costi ridotti grazie alla follia di alcune di loro. Il principe di questi effetti è Fate's Looting, qui giustamente in 4x, pronto ad attivare, anche dal grave, effetti di draw e discard, perfetti per ottimizzare i costi di lancio di una fetta consistente delle nostre carte. Anche Lightning Axe, qui in 3x, si propone con il medesimo effetto, potendo anche colpire creature dal body importante, coprendo la quasi totalità delle minacce presenti nel formato, alla fine con un solo mana rosso. Come ulteriore botto flessibile in grado di colpire sia creature che giocatore, avremo 3 Fiery Temper, che grazie all'abilità Madness pagheremo un solo mana, a cui abbineremo gli immancabili Lightning Bolt, in 4x, così da avere la giusta consistenza di rimozioni, ma anche di semplici danni diretti al nostro avversario, in caso di stallo del match. Tra tutte queste carte rosse, fa capolino un'ultima tech molto interessante, visto il parco di creature e anche di peso che abbiamo a disposizione, Savage Wipe, inserito qui in 2x, utile sia per pompare ulteriormente un nostro bittante, sia come rimozione per una creatura scomoda, magari irraggiungibile dalle nostre rimozioni. Un comparto che punta alla solidità e a sfruttare a dovere la vita Madness, non certo facile da incastrare, ma dal potenziale enorme se utilizzata con attenzione. Finora abbiamo visto come questo archetipo punti ad essere aggressivo sin dai primi turni, ma necessita, per funzionare al meglio, di un buon quantitativo di mana, sia per attivare i nostri effetti di discard, sia per attivare quelli di Madness, che comunque il più delle volte costano mana per funzionare. Per questo motivo si lasciano nel raccoglitore buona parte delle tapland del formato, puntando su 6 foreste e 6 montagne coadiuvati da 4 Evolving Wilds, che ci garantiscono la stabilità necessaria nel caso di arcast di carte dal doppio colore. Spuntano poi direttamente da Jumpstart 3 Thrilling Bluff, che qui non hanno particolare utilità, visto che siamo di fronte a un mazzo basato esclusivamente su 2 colori. Ci fa comunque piacere notare come i Brewer siano attenti a tutte le novità accessibili nel formato e vogliono subito sperimentarle su un campo, anche solo per il gusto di provare nuove interazioni sulla piattaforma MTGO. Se di main troviamo un piano di gioco che punta quasi esclusivamente sullo sfruttare al massimo l'abilità Madness, la side è tutta orientata a coprire le mancanze del piano di gioco, avendo accesso a un buon numero di staple del rosso, perfette per adattare il mazzo al nemico di turno.
Contro gli artefatti che sono sempre più in voga nel formato, inseriamo ben 3 Gorilla Shaman e 1 Shenanigans, giusto per poter coprire chi abusa di questo tipo di permanenti. Contro i mazzi Shaman sfrutteremo 2 del Trickery, in modo da risolvere pedine e piccoli bloccanti che potrebbero rallentare troppo la nostra azione sul campo di battaglia, che annovera purtroppo solo una creatura contro Avolgere. Per tutte le mestizie che ci propone il blu, abbiamo a disposizione l'immancabile Pyroblast, Quint Repair, pronti a scombinare i piani dei giocatori control, sempre pronti a counterare le nostre giocate migliori, soprattutto quelle che attivano i nostri effetti di discard. Per rafforzare il piano delle rimozioni, inseriremo altri 2 Savage Wipe, in aggiunta a quelli già presenti di main, mentre verso Tron Deck e mazzi con 3 o più colori, 2 Stone Rain, ci permetteranno di rallentarne l'azione, dandoci modo di sovrastarli con il nostro piano agro. Infine, come protezione per chi attenterà i nostri punti vita, magari non passando per la combat, avremo 2 Wyvern Storm, che ben si incastrano con le nostre giocate multiple, agevolate dai costi ridotti della nostra abilità Madness. Siamo di fronte a un archetipo che è spuntato fuori dal nulla, anche se si basa su una meccanica ben nota e su un pool di carte che non vede novità da tempo, eppure nessuno si era ancora avventurato in un torneo con una build di questo tipo. Diventa quindi difficile proporvi, sulla base di quello che si può trovare online, delle alternative a questa lista, ma non abbiate timore di sperimentare questo archetipo che offre, oltre a un gameplay aggressivo, delle giocate ad effetto e una sinergia generale del mazzo senza pari. Certo, sarà un po' ostico padroneggiarlo all'inizio, ma vedrete che saprà divertirvi, ed è in fondo quello che conta, anche rispetto a un meta che non sta offrendo molte novità, almeno su questo fronte. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Scene. Underground Scene è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.